Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania in compagnia di Sergio Palazzi, voce ormai collaudata del movimento, commento tecnico al fianco di Matteo Aldamonte in occasione delle partite, ma soprattutto per chi non lo sapesse, match analyst delle formazioni azzurre. Partiamo subito, Sergio, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Partiamo subito dall'attualità, ovvero stasera gara 2 di ritorno, finale scudetto femminile, si gioca a Salerno. Salerno ha espugnato il Pala San Giacomo di Conversano in gara 1. Che partita immagini? Sicuramente Salerno ha dato un segnale forte alla serie in generale, ha praticamente gestito la gara dall'inizio alla fine, è stata in parità nei primi minuti, ma poi ha allungato, ha gestito per tutta la partita e ha dimostrato di essere la squadra più forte. Elena Barani a fine partita ha dato una giusta lettura, ha detto abbiamo provato quasi tutto, ma Salerno aveva sempre qualcosa in più di noi e quindi Salerno è favorita e ha la possibilità, peraltro, poi in casa alla Palestra Palumbo, davanti ai propri tifosi, di chiudere la serie già stasera. Allora, intanto vediamo questo servizio di presentazione del match di questa sera, poi ritorneremo ancora con un'analisi tecnico-tattica di quello che sarà il confronto di questa sera. Il primo round è della Iomi Salerno. Le campionesse d'Italia in carica vincono con il risultato di 25-18 la gara 1 di finale scudetto al Pala San Giacomo in casa dell'Indeco Conversano. Oggi è il giorno di gara 2, concreta possibilità per le campane di chiudere definitivamente i giochi, eventualità non scartabile per come è andato soprattutto il primo confronto 6-6 dopo il primo quarto d'ora, poi solamente Salerno a fare la partita, complice una giornata non brillante di Ganga e Giona sul versante pugliese. Ecco, di loro avrà assolutamente bisogno la squadra del presidente Roscino per sperare in una rimonta già riuscita lo scorso anno, ma che stavolta appare decisamente complicata anche e soprattutto per via della maturità, dell'autorevolezza mostrate da Salerno. Superate le difficoltà di inizio stagione, con in particolare lo scivolone e l'eliminazione prematura nella semifinale di Coppa Italia, la squadra allenata da Neven Rupez ha messo in fila solo vittorie e offerto prestazioni convincenti. Quello di domenica scorsa in gara 1 è stato per certi versi l'apice di questo miglioramento. Salerno non ha mai dato la reale impressione di essere in difficoltà, ma stasera in più ci saranno le pressioni di chi davanti al suo pubblico ha tutto da perdere. Il Pala Palumbo vuole gioire, Conversano però arriva con la grinta di chi farà di tutto per allungare la serie. Questione di poche ore insomma, prima di conoscere il futuro della Serie 1 femminile di quest'anno, con l'appuntamento in diretta TV dalle 21 su Sport Italia. Questo è il servizio. Ecco, in che modo Conversano, a tuo avviso, potrebbe in qualche modo anche invertire e ribaltare quello che sembra un trend tutto dalla parte della Iomi Salerno? La difficoltà della difesa di Salerno in gara 1 è stata quella di gestire il doppio pivot, quindi sia con i tagli, in particolare di Giulia Rosio, che con gli inserimenti, in particolare di Giussi Ganga, perché allargavano la difesa e mettevano in difficoltà, come tutte le difese, nella gestione del cambio di marcatura. E quindi sarà quello probabilmente un tema, salvo nuove soluzioni proposte che avranno preparato in settimana le giocatrici di Conversano, uno dei temi su cui appunto l'attacco di Conversano può pensare di mettere in difficoltà la difesa di Salerno, separando in particolare le due terze difensori, Dalla Costa e Gomez. Ecco, e cosa invece ti aspetti ancora di più da Salerno, che ha dato sicuramente a questa serie di finale un'impronta ben precisa, sia dal punto di vista della conduzione di gioco che dal punto di vista organico, fisico, una squadra che ha corso in pratica sfruttando probabilmente anche qualche rotazione in più fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di gioco? Esatto, Salerno ha dimostrato di essere più completa e di poter sopperire a momenti di down fisiologici all'interno della partita con le proprie riserve. È mancata Valentina Landri in gara 1, ha preso un solo tiro, se consideriamo il gol finale ormai a tempo scaduto, ha preso un solo tiro e da pivot, quindi è mancata la sua figura dal punto di vista dal punto di vista finalizzativo e anche poi dal punto di vista creativo, perché ha giocato molto per le compagne ma creando pochi vantaggi, quindi sicuramente Valentina Landri la aspettiamo nella gara di stasera. D'altra parte poi Rupez non ha mai finito di allenare la squadra, ha chiamato un time out per gestire il gioco 7 contro 6, segno di, nonostante la partita vinta, di voler continuare a giocare e a migliorare la propria squadra, quindi magari quello può essere un aspetto del gioco su cui Rupez insisterà in gara 2. Ecco, grande assente di questa serie finale, Laura Rotondo, bandiera della Conversano, che praticamente a fine giro d'andata ha lasciato Conversano per trasferirsi in Svizzera, sia dal punto di vista pallamanistico che dal punto di vista lavorativo. Era presente alla Pala San Giacomo, è stata l'occasione per una marcord, l'intervista realizzata da Matteo Aldamonte. Sicuramente una grande emozione, sono partita stamattina prestissimo proprio per fare una sorpresa alle mie compagne di squadra,
Certo, non è andata benissimo, ma sono contenta perché alla fine so che loro hanno dato il massimo. E certo, potrebbero fare di meglio e sono sicura che lo faranno nella prossima partita, a gara 2 sicuramente, sperando appunto in una vittoria e in una magari eventuale gara 3. Ti sarebbe piaciuto essere in campo al fianco delle tue compagne? Beh, assolutamente, la prima cosa che ho pensato quando sono entrata al palazzetto e ho visto appunto la presentazione è stata: oh, cavolo, vorrei essere in campo con loro per poter magari gioire anche... diciamo penare tra virgolette con loro, però purtroppo questo in questo momento non è possibile perché sono lì e sto facendo un'altra esperienza. Spero che un giorno eventualmente magari di poter tornare e poter ancora camminare a fianco delle mie compagne. 10 maggio invece c'è gara 2, Conversano è chiamata ad una reazione, se potessi avere 10 minuti per fare il discorso prepartita alle tue compagne, che cosa diresti? Beh, sicuramente una cosa che direi alle mie compagne è che alla fine nulla è perduto, che abbiamo sempre dimostrato di poter fare tanto e nonostante magari sulla carta Salerno effettivamente è una squadra più completa, con un organico più completo, magari è comunque una squadra forte che ha dimostrato appunto di esserlo, noi abbiamo una... come dire, un grande, grandissimo cuore, come ho sempre rimarcato più e più volte. E quindi penso che possiamo fare anche molto di più di loro nel momento in cui veramente mettiamo questo cuore, questa grinta e questa unione che ci contraddistingue in campo. L'assenza di Laura Rotondo si fa sentire nell'economia di gioco di Conversano. Sì, perché la tiratrice principale è diventata Giorgia Di Pietro, che poi gioca in una posizione difficile per una tiratrice, perché è terzino destro contro mano. Oggi in gara 1 l'ha fatto molto bene e anche comunque in campionato ha preso le sue responsabilità. Sicuramente la sostituta di Laura Rotondo, Danca Stefanovic, è una giocatrice completamente diversa rispetto a Rotondo, una giocatrice più da uno contro uno che crea dei vantaggi per le compagne e Babbo ne ha approfittato molto durante la stagione regolare. Quindi è diverso. È completamente diverso il tipo di gioco che Conversano deve fare, faceva con Rotondo e ora deve fare avendo Stefanovic in roster. Ecco, in prospettiva azzurra, questo ci serve anche per lanciare la prossima intervista, molte azzurre presenti in questa serie di finale Scudetto, tra le fila del Salerno detto di Valentina Landri, molto bene Monica Pruster, molto bene anche Trombetta e Ilaria Dalla Costa. Sì, tutte hanno risposto positivamente nelle fila di Salerno, Ilaria Dalla Costa è partita molto bene, poi ha avuto un calo sul finire del primo tempo, ma nel secondo tempo ha poi ripreso a macinare il suo gioco. Trombetta non la conosciamo oggi, Prunster neanche, ha fatto un'ottima partita da leader della squadra, ha dato sicurezza, aiutata anche poi dalla sua difesa. Sul lato Conversano un po' in ombra Babbo, ma è un'ala e ha bisogno di essere coinvolta dalle compagne anche quando poi è brava a risalire, e allora ovviamente poi è rimasta un po' in ombra nella difficoltà generale in attacco di Conversano. Positiva anche la prova di Giusiganga nonostante qualche errore di tiro al troppo. Ebbene, anche di Pietro. Sì, molto positiva di Pietro, e l'abbiamo azzurrabile. Esatto, abbiamo avuto modo di vederla nello stage di marzo a Salerno nella doppia amichevole contro gli Stati Uniti. È una giocatrice particolare perché è una buona difensore, ma è un terzino destro contromano e in nazionale preferiremo avere una mancina al suo posto. A proposito di nazionale, al tema della partita, Matteo Aldamonte ha approfittato della presenza di Riccardo Trilini, commissario tecnico delle nazionali azzurre, per fare il punto sullo stato dell'arte sia al femminile, ovviamente considerando l'attualità, sia al maschile, visto e considerato che ci attende una serie di finale Scudetto maschile davvero molto interessante e metterà di fronte le due pugliesi, Fasano e Conversano. Intanto ascoltiamo Trillini. Effettivamente potrebbe essere segnata questa finale perché ha giocato molto meglio il Salerno. Abbiamo visto anche che però in campionato il Conversano sa giocare bene, ha 7 giocatrici che possono ribaltare qualsiasi pronostico. E soprattutto dipenderà molto da Giona, perché domenica ha fatto vedere che non era in giornata e sappiamo benissimo che lei però può cambiare gli equilibri di una partita. Perché si è fatto preferire Salerno nell'economia generale della partita, risultato a parte? Il Salerno ha giocato di squadra, ha una panchina più importante e soprattutto ha giocato con semplicità, bloccando i punti di forza del Conversano che sono ben individuabili.
ha avuto una grande giornata della Gomez e anche del portiere, per cui i giochi erano praticamente chiusi. Ecco, dal femminile al maschile, perché cresce l'attesa per la sfida pugliese, il derby pugliese che assegnerà quest'anno il titolo italiano, il match tra Conversano e Fasano, gara 1 alla Pala San Giacomo, qui alla Pala San Giacomo. È una serie, insomma, dal pronostico tutt'altro che scontato, no? No, assolutamente. In questo momento il Fasano ha qualche problema di formazione, ha dei giocatori importanti infortunati, non so se riuscirà a recuperarli, ma ha un grande cuore, giocano veramente con la maglietta veramente attaccata, questo posso dire anche. Quinta finale scudetto consecutivo. Infatti anche questo è un altro aspetto importante, perché certo, sono abituati, mentre i giocatori del Conversano per loro è forse per molti la prima volta, ma li ho visti per tutta la stagione molto convinti, molto consci della loro forza, per cui sarà assolutamente apertissima in questo momento. Credo che il Conversano dal punto di vista del parco giocatori sia messo meglio. A tirare le somme, poi chiaramente il campo deciderà chi tra Fasano e Conversano potrà fregiarsi del titolo di campione d'Italia in prospettiva azzurra, in una ottica azzurra che è poi la tua mission precisa. Che campionato stiamo archiviando? Un campionato molto equilibrato, un campionato che alla fine ha mostrato quattro squadre che potevano vincere, questo ha prodotto che dalla Coppa Italia in poi si sono ben allenati, hanno preparato tutte le partite e quindi spero che i giocatori siano già agonisticamente preparati. Devo dire che questa formula strana che ha dovuto poi far sì che i tre gironi si unificassero in uno ha portato anche nelle altre squadre a avere tutte finali, per cui vediamo che altre oltre. Come dice, una stagione per molti versi irripetibile. Ma sì, quasi, pur essendo una formula complicata, ha prodotto che fino adesso a maggio molte squadre ancora si allenano e sono in bilico, e quindi questo per la nazionale è un toccasana. Bene, grazie a Riccardo Trillini, grazie soprattutto a Sergio Palazzi. Ci fermiamo pochi istanti e ritroveremo, insomma, al mio fianco Matteo Aldamonte per soffermare la nostra attenzione soprattutto sulla serie di finale scudetto maschile tra Fasano e Conversano. Grazie ancora a Sergio Palazzi. Sembra non finire mai. Sorridi, riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi@federtennis.it oppure chiama il numero 06 87 15 3570. Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro, Trabia, Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri Estivi FIT, l'estate dentro di te. Ancora un tutto esaurito al Foro Italico in Roma, dove i campioni non smettono mai di darsi battaglia. Pietrangeli strappa applausi con la volley bloccata di dritto. Lever esegue perfetto serve in volley, ma il rovescio a due mani di Borg è uno spettacolo. Gabriela Sabatini si sposta sul dritto e comanda lo scambio. Muster si allunga, ma contro il top spin di Nadal non c'è speranza. Serena scaglia una botta da fondo, però Zverev resiste e colpisce lungo linea. Il re di Roma è lui! Gli anni passano, gli stili cambiano. Un torneo che è già leggenda, resta. Dal 7 al 20 maggio al Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. Che storia! Detto dell'attualità, ovvero della finale scudetto, gara 2 che si disputerà questa sera alla Pala Palumbo di Salerno, collegamento in diretta alle 20.45, fischio d'inizio alle 21, rigorosamente in diretta su Sport Italia. Saluto Matteo Aldamonte. Ecco Matteo, abbiamo ampiamente soffermato la nostra attenzione sulla finale femminile, però è chiaro che esaurita la serie, nel caso stasera o domenica, dovesse arrivare gara 3 per la femminile,
tutto il movimento orienterà le proprie attenzioni sulla Puglia, perché c'è questo derby pugliese che assegna lo scudetto. Come giusto che sia, perché se Conversano-Salerno è una partita di grande fascino per la tradizione di questi ultimi anni sul versante femminile, beh, un derby pugliese ha una carica emozionale da non sottovalutare, una carica emozionale che giustamente catalizzerà, insomma, attirerà tutta l'attenzione del movimento della pallamano italiana. Tra l'altro non accadeva dalla stagione 2009-2010, c'era già Conversano con in campo Alessandro Tarafino, che dunque ha ricostruito la forza di questa cittadina, di 26.000 abitanti, che ha portato due squadre in finale scudetto. Dall'altra parte c'è Fasano, quinta finale scudetto consecutiva, un abitué ormai di queste partite. Insomma, sarà una finale ad altissima tensione sportiva, tensione agonistica, e secondo me anche sugli spalti vedremo un pubblico, c'è sempre pubblico di playoff scudetto, ma secondo me in questo caso sarà particolare vivere questo derby. Ecco, i temi del confronto di questa attesissima finale scudetto maschile nella scheda che la regia può proporre in onda. Per la prima volta nella storia della Serie 1 maschile saranno Junior, Fasano e Conversano a giocarsi lo scudetto 2017-2018, una finale inedita, un derby di Puglia che si ripropone a distanza di 8 stagioni, quando il campionato 2009-2010 aveva messo di fronte Conversano e Casarano. A cedere il passo al duo pugliese sono state entrambe le detentrici dei titoli assegnati più di recente nella massima serie, i campioni d'Italia in carica del Bolzano e i detentori della Coppa Italia del Pressano, in due serie di semifinale equilibratissime, combattute e bellissime. Alla Pala San Giacomo va in scena un confronto dai contorni epici, un confronto al quale Conversano e Bolzano arrivavano dal 29-29 nella sfida di andata, tutto incerto, indecifrabile alla vigilia, come la partita di ritorno del resto. Rovesciamenti continui, Bolzano avanti 11-10 al 25esimo, ancora parità 13-13 all'intervallo, tutto si decide nell'ultima mezz'ora, ma nessuno fugge via, e allora 21-21 al 45esimo e 26-26 col cronometro che segna 57 minuti giocati, la decide Lupo a 14 secondi dalla fine col 28-27 che non lascia scampo al Bolzano, fuori dalla corsa e impossibilitato perciò a difendere il tricolore. Ci sarà invece Conversano che torna in finale dopo 6 anni, l'ultima volta nel campionato 2011-2012, con in campo quell'Alessandro Tarafino che guida ora dalla panchina il sodalizio biancoverde. Ad anticipare le gioie del Pala San Giacomo l'impresa targata a Fasano. La squadra di Francesco Ancona ribalta contro Pressano il meno 3 della sfida di andata e si impone sul 27-21 davanti al suo pubblico, centrando per la quinta stagione consecutiva l'accesso alla finale per lo scudetto. Decisivo dopo il primo tempo terminato 10-8 e dopo aver perso Leal per infortunio, oltre a Rico Belli, l'allungo costruito nel corso della ripresa e soprattutto l'accelerazione che porta al 26-20 al 58esimo. Partita superlativa di Angiolini con 8 reti. E ora la serie di finale è ancora meno pronosticabile delle semifinali e dall'affascino inequivocabile. Di certo c'è il calendario, gara 1 il 12 maggio prossimo al Pala San Giacomo, gara 2 ed eventuale gara 3 in programma invece tra 19 e 26 maggio. Bene, da una parte Tarafino che ha la sua prima finale scudetto, dall'altra parte Francesco Ancona che ha la sua quinta finale scudetto, carriere diverse. Tarafino è stato sicuramente tra i giocatori italiani di maggior talento nella storia della pallamano. Francesco Ancona ha consolidato la sua presenza sulla panchina del Fasano ottenendo grandissimi risultati. Sì, Tarafino ha di fatto ricostruito quello che lui stesso aveva chiuso come giocatore a Conversano, perché aveva chiuso vincendo. Poi Conversano, dal momento in cui lui ha preso la guida tecnica, ha dovuto rivoluzionare un po', ha vissuto un momento di forte crisi. Ricordiamo che Conversano ha lottato anche per non retrocedere e c'era Tarafino in panchina. Da lì poi sono arrivati, anche grazie a degli investimenti importanti da parte del presidente Roscino, giocatori importanti. Quest'anno la rosa permette di lottare per obiettivi come lo scudetto, come la Coppa Italia, ricordiamo che è uscita solo ai tiri dai 7 metri in Coppa Italia. Mentre dall'altra parte sì, Francesco Ancona anche lui ha una rosa molto importante, ma ricordiamo che è l'allenatore che primo nella storia ha vinto con Fasano Coppa Italia, scudetto più volte, è sempre lì ai vertici, è bravissimo a tirare fuori il massimo da questi giocatori che hanno come lui grande fame, soprattutto Vito Fovio, Demis Radovicic, Pasquale Maione e poi i fasanesi, che quando si mettono quella maglia addosso insomma non è mai la stessa cosa per loro. E allora insomma non mancheranno i motivi di interesse in
questa attesissima sfida di finale scudetto. È un momento importante per l'intero movimento, perché siamo praticamente all'epilogo, anche tanti gli appuntamenti che ci attendono nelle prossime settimane, perché intanto anche nelle categorie inferiori si sta insomma in qualche modo definendo il roster delle squadre della prossima stagione. Ad esempio a Teramo c'è stata la Final 8 di femminile, con Bolzano e Cingoli che hanno bagnato il risultato finale con la promozione in A1. Vediamo questo servizio, ci servirà anche per fare poi il punto sul movimento con il presidente Pasquale Luria. Nonostante io giochi da parecchi anni, penso che non ho mai provato un'emozione del genere, soprattutto perché la raggiungiamo con un gruppo di ragazze che sono cresciute insieme sin da piccole, e quindi questo per la nostra città è un grande onore, e io sono veramente fiera di far parte di questo gruppo di ragazze. Quindi voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare la società, gli allenatori e soprattutto le mie compagne di squadra. E niente, altre parole francamente non le trovo adesso. Siamo contentissime, all'inizio non pensavamo di arrivare fino a Teramo, perché avevamo un po' i problemi tra allenatore che abbiamo cambiato, ragazze che sono andate via, poi mi sono fatta male, ho dovuto operare la spalla, ho iniziato a giocare, mi sono fatta male di nuovo alla caviglia e avevo smesso, però con queste ragazze qua non si può smettere, sono fantastiche. Abbiamo la società dietro di noi che ci aiuta, abbiamo un allenatore bravo che ha dovuto andare con la maschile, abbiamo Reinhold che ci aiuta e genitori che vengono ovunque, perciò quest'anno era fantastico alla fine. Ecco Matteo, siamo proprio in chiusura, abbiamo fatto anche il punto sulle promozioni in A1. Sia per quanto riguarda il settore maschile che il settore femminile, ricordiamo Oderzo per gli uomini, Cingoli e Bolzano per il settore femminile. Tra poco cominceranno tutti i campionati giovanili, è il momento più importante, anche ricco di appuntamenti. Sì, perché appunto si concentrano tutta questa serie di eventi, i playoff scudetto. Ricordiamo che in Serie 1 maschile restano 4 posti da assegnare per il girone unico del prossimo anno, perché devono disputarsi le gare dei playout, che hanno ancora 2 fasi, il terzo turno e poi il quarto turno a concentramento che si gioca nel weekend del 25-27 maggio, e sì, poi le finali nazionali giovanili che, se vogliamo, per certi versi attirano ancora maggiore attenzione rispetto ai playoff scudetto, agli appuntamenti della nazionale, perché sono sempre molto sentiti e coinvolgono società da tutta Italia e non magari le solite note, le grandi squadre della pallamano. Ed è questo anche un momento di grande attenzione da parte della federazione. Abbiamo raccolto le impressioni del presidente Pasquale Luria. È un momento fondamentale, perché finisce anche la kermesse degli spareggi per accedere al girone unico del prossimo campionato di Serie 1 maschile. Poi ci saranno le finali giovanili. Ci sono state già le Final 8 dei campionati di A2 maschili e femminili. Sicuramente abbiamo i promossi dalla 2 in A1, sia per i maschi che per le femmine. Abbiamo le finali giovanili, che sono un momento importantissimo per la nostra federazione. Abbiamo le nazionali che partiranno da giugno, 7 rappresentative in contemporanea, 2 per i giochi del Mediterraneo, 2 per gli europei di Bicce, altre 3 rappresentative giovanili, 2 maschili e 1 femminile, che terranno viva l'attenzione del movimento fino ad agosto praticamente. Quindi è un momento fondamentale, anche perché parte il nuovo vademecum per l'anno prossimo, quindi le formule dei campionati, quindi tutte le società in questo momento sono in riprogrammazione. È stata una bellissima stagione, speriamo che... Qualcuno potrebbe dire il meglio deve ancora venire però. Il meglio deve ancora venire, chiaramente, perché c'è questa finale pugliese, c'è l'ultima parte della finale femminile, quindi in questi giorni sono quelli anche più belli, intensi per alcune società, ma comunque per l'intero movimento, perché chiaramente i titoli assoluti hanno sempre il loro fascino. È stata una bellissima stagione, ma speriamo di fare ancora meglio in futuro. Bene, è proprio tutto, abbiamo il tempo soltanto per dare la scaletta dei prossimi impegni, dei prossimi appuntamenti, soprattutto a Sport Italia. Tra poco?
alle 21 il fischio d'apertura della gara 2 di finale scudetto femminile tra Salerno e Conversano, poi sabato sicuramente Pala San Giacomo di Conversano per quanto riguarda gara 1 di finale maschile, si affrontano come detto Conversano e Junior Fasano, resta da vedere quello che ci aspetta il 13 maggio, dipenderà da come andrà la gara tra Salerno e Conversano. Bene, grazie a tutti, grazie a Matteo Aldamonte, Handballmania ritorna settimana prossima come sempre, solito orario, solita emittente Sport Italia, alle prossimo appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 15.30. Arrivederci.